Allora, vabbè, qua c'è un piccolo, salterò alcune cose, ma in particolare mi vorrei concentrare su questo progetto che abbiamo fatto, proprio specifico sul monitoraggio, proprio specifico anche sulla compilazione del rapporto. Qui un po' descritto i ruoli, ma anche su questo non mi fermerei più di tanto. Invece il progetto del monitoraggio ha previsto proprio la linea 4 che prevedeva proprio la relazione del rapporto sullo stato di conservazione, che aveva proprio il compito di sintetizzare per ogni habitat e specie tutte le informazioni necessarie per la valutazione dello stato di conservazione. Questo, diciamo, è un progetto del 2012-13 che, diciamo, ha concluso comunque una serie di progetti portati dalla regione, già avviati dalla regione Sardegna negli anni 2007-2008. Dunque, sostanzialmente la Regione Sardegna ha utilizzato circa 1 milione di euro per diciamo, il monitoraggio dei siti della rete Natura 2000. Qua ci sono un po' le fonti dati utilizzate, dunque si tratta di monitoraggi fatti con rilievi indiretti, diretti, ma anche mediante fotointerpretazione. Sono stati utilizzati formulari standard, è stata utilizzata anche carta della natura, nonché le conoscenze degli esperti di settore. Cioè, si è parlato molto degli esperti di settore, anche la Regione Sardegna ha i propri esperti. Bisognerebbe anche a questo punto anche mettersi un po' d'accordo. Quali esperti di settore, quali esperti, diciamo, appunto, di settore prendere in considerazione? Perché noi riteniamo, appunto, su alcune competenze specifiche, soprattutto sulla flora, ma anche per esempio sui chiropteri, che le conoscenze a disposizione degli esperti disponibili sul territorio, che comunque conoscono bene il territorio, sono di elevato valore. Per quanto riguarda una delle criticità che noi abbiamo evidenziato riguarda proprio l'utilizzo di carta della natura, in quanto l'abbiamo potuta utilizzare solamente nei casi in cui c'era abbiamo notato, come in questo caso, una correlazione tra i nostri monitoraggi e carta della natura all'interno dei siti Natura 2000. Dunque, in questo caso abbiamo potuto esportare i dati di carta della natura, abbiamo ritenuto opportuno esportare i dati di carta della natura anche al di fuori della rete della natura. Però diciamo che questo non è stato sempre possibile effettuarlo. Questa, diciamo, è la distribuzione degli habitat, che noi abbiamo dell'habitat, in questo caso il 93-40 delle foreste di Quercus ilex, che abbiamo potuto presentare. È frutto appunto dell'utilizzo dei nostri dati regionali di carta della natura. Come si può vedere a destra, invece, c'è la distribuzione dell'habitat secondo celle 10x10. In questo caso si vede come le informazioni, diciamo, che vengono perse con la distribuzione degli habitat 10x10 sono notevoli rispetto, diciamo, alle informazioni che abbiamo fornito noi col contributo regionale. In questo caso invece c'erano delle discrepanze a livello di reddito tra il nostro monitoraggio regionale e carta della natura. Come si vede appunto nel Gennargentu, diciamo, carta della natura non presentava la presenza di queste foreste alluvionali, mentre i nostri rilevamenti le evidenziavano. In questo modo carta della natura non è stata potuta, non abbiamo ritenuto utilizzarla fuori dalla rete Natura 2000. In questo caso il Ministero, tramite ISPRA, diciamo, che ha preso come vari in qualche modo i nostri dati, ricoprendo appunto le celle occupate dai nostri monitoraggi. Vabbè, salto un po', queste sono le problematiche che sono un po' affrontate nel monitoraggio, che un po' riprendo le considerazioni fatte in precedenza. Su alcune specie, soprattutto sulle specie endemiche in Sardegna, i dati che abbiamo noi presentato nel rapporto regionale sono molto puntuali. Come si può vedere, la stima della così noi siamo riusciti appunto a individuare, per esempio per l'Ancusa crispa, proprio un range molto importante, molto preciso, del numero di individui che vale dai 6.000, in questo caso ai 10.000 individui. E fornire anche nel campo notte delle informazioni aggiuntive su chi ha fatto i rilevamenti, sul tipo delle problematiche di classificazione, che ovviamente queste informazioni poi sono state un po' perse durante la redazione del rapporto nazionale. Queste, diciamo, sono le informazioni di tipo puntuale che noi abbiamo
diciamo, inviato ad ISPRA. Come si vede, siamo in grado proprio di fornire in questo caso proprio i dati delle località di presenza delle specie, e ovviamente con la griglia 10x10 anche questa informazione si perde, perché una griglia 10x10 per esempio va a occupare per esempio tutto il SIC della Sinara o la ZPS, dove invece magari la specie è presente solo marginalmente. Dunque l'informazione che effettivamente viene data, questa griglia è molto generale, dunque può essere utilizzata solamente per scopi di pianificazione a larga scala e non sicuramente per scopi per esempio di procedure di valutazione di incidenza, che richiedono invece dei dati, diciamo, molto puntuali. Stesso discorso per un'altra specie, la roia poliga, un'altra specie endemica. Come si evidenzia anche qua, noi abbiamo fornito, siamo in grado di fornire i dati puntuali, diciamo invece la restituzione al 10x10 mostra sempre questi limiti della scala. Stesso discorso per la Brassica insularis. Un'altra specie endemica, in questo caso nel campo animale, è quella del cervo. Anche in questo caso siamo stati in grado di fornire dei dati molto puntuali. Abbiamo utilizzato dei metodi di rilevamento, come ho scritto qui, metodo utilizzato, un rilevamento completo. Abbiamo indicato un numero di individui che va da 6.500 a 7.000. In questo caso le informazioni a disposizione della regione sono molto, molto elevate, perché soprattutto vengono effettuati dei rilevamenti all'opera dell'ente foreste, molto puntuali, essendo un ente molto presente sul territorio. In questo caso la distribuzione che noi abbiamo fornito è stata comunque una griglia 10x10 e si vede che comunque la griglia, poi c'è, cioè, la mappa prodotta dal Ministero, più o meno rispecchia a quella. Non abbiamo ben capito come mai spesso ci sono state alcune divergenze nella costruzione della mappa, nonostante, diciamo, le informazioni fornite dalla Regione fossero ben documentate e ben precise. Vabbè, questi sono i campi che noi abbiamo compilato, il campo delle pressioni e delle minacce, fornendo anche delle informazioni anche precise sulle misure di conservazione. E questo, vabbè, è il campo dello stato di conservazione che trascerei. Diciamo, molto puntuale è stata la costruzione delle mappe relative ai chilotteri, dove abbiamo fornito proprio i punti precisi di presenza delle specie nell'ambito, in questo caso è l'esempio del Plecotus sardus, che è la specie endemica della Sardegna, l'unico mammifero endemico in Italia, dove abbiamo fornito proprio le località di presenza puntuali della specie, sfruttando in questo caso effettivamente il parere nonché gli studi fatti a livello regionale, dove, diciamo, ci sono dei referenti di pregio. Questi dati poi di conoscenza sono stati utilizzati poi, come si è accennato prima, per programmare, perché, diciamo, l'obiettivo qual è? Sì, conoscere, però non fine a se stesso, per programmare poi gli interventi, diciamo, futuri, per colmare le criticità. E questo è stato fatto con uno strumento, appunto, che si chiama PAF, che ha individuato delle strategie di carattere generale valide per tutte le specie, ma anche delle strategie per esempio per le singole specie. Qua vengono sottolineate la necessità di effettuare interventi attivi per la tutela di specie di grotta, per esempio per l'Hydromantes genei, che è un anfibio endemico della Sardegna, e per tutte le specie di chilotteri, sostenere l'attività dell'osservatorio regionale per la biodiversità, che è stato recentemente istituito in Sardegna. Vabbè, qua vengono indicate delle strategie di conservazione, mentre qua vengono individuate un po' delle misure specifiche per le specie sulla base dello stato di conservazione che è stato evidenziato sfavorevole o, diciamo, sconosciuto. Sono stati identificati anche i target e le specie di riferimento. Questo secondo noi è molto utile, perché siamo in grado veramente di identificare la specie target che ha necessità, diciamo, di questi interventi. Qua sono identificati una serie di gruppi dove, appunto, è necessario colmare queste informazioni o è necessario, diciamo, predisporre degli interventi per migliorare lo stato di conservazione. Stesso discorso è stato fatto per gli habitat. Vabbè, finito. Grazie. Grazie mille, grazie anche della sintesi, scusa se ti abbiamo compresso. Okay.
Io noto un aspetto positivo, questo è un percorso virtuoso in cui una regione si è fatta motore della raccolta dati. I lavori di Mauro Mucedda sul Plecotus sardus sono un punto di riferimento nazionale e mondiale, visto che è una nuova specie che si è trovata. Tutti i dati sono stati inseriti nel report che è disponibile online sul sito della Commissione, certo non nel volume di sintesi che abbiamo presentato ieri. È vero che il dettaglio di informazione che ci impone l'Europa è più grossolano di quello che è utile per la programmazione, però io credo che questo lavoro che tu hai mostrato molto bene, seppur in pochi minuti, faccia vedere come poi a livello anche regionale le informazioni servono per guidare la prioritizzazione delle azioni e le politiche di conservazione, che è un risultato molto positivo. Credo che anche il dettaglio di informazione che avete raccolto, se non può essere archiviato nei sistemi della direttiva Habitat, ci sono altri strumenti che possono permetterne un utilizzo più pieno, e in questo siamo pronti a lavorare con voi per cercare di renderli il più pienamente una precisazione sulla flora sarda che è particolarmente importante. Tutti quei dati ci sono nelle schede, tutta la bibliografia c'è nelle schede, sono state tra le specie per cui abbiamo potuto dare il numero di individui. Quindi, nel volume, diciamo, perché per brevità nel volume non abbiamo potuto. Questo volume potrebbe essere uno strumento. No, allora va bene, scusami, adesso no, lo so, capisco pienamente. Su tutto il formulario consegnato all'Europa questi dati sono riportati. Il volume rappresenta una estrema sintesi, per cui capiamo, mi dispiace che non sia stato possibile contenere tutto dentro.